Dopo lo scivolone del turno infrasettimanale, il Casal Bordino è pronto a lasciarsi alle spalle le scorie e le delusioni scaturite dalla trasferta teramana di Castiglione Messer Raimondo per tornare a sfruttare il turno casalingo davanti al pubblico amico. Non sarà una gara sul velluto quella che attende i ragazzi del Patron Santoro, che ospitano il Passo Cordone, società che ogni anno allestisce organici di prima fascia e che non si smentisce neanche in questa occasione. Nel primo parziale la truppa di mister Castellano tiene testa ai rivali e riesce a reggere l'urto delle bocche da fuoco giallorosse, non disdegnando a sua volta di provare a graffiare dalle parti di Forlani. Il primo acuto spetta alla squadra di casa, che al tredicesimo sfiora il vantaggio con il gran sinistro da fermo di Stango, che spedisce la sfera ad infrangersi sulla trasversale. Il conto dei legni si pareggia quasi istantaneamente e con modalità quasi speculari. Stavolta il piazzato arriva al limite d'area casalese ed è il palo che nega gioie maggiori al gran siluro di Amedoro. Prima della mezz'ora i giallorossi tornano a proporsi con l'ottima intuizione di Cesario, che cerca di smistare per la corrente Stango, il quale arriva in leggero ritardo per la stoccata risolutrice. Nel prosieguo dell'azione Mariotti è sulla traiettoria e blocca senza patemi il destro dal limite di Stafa. L'ultimo acuto di rilievo del primo atto arriva alla mezz'ora e spetta alla squadra ospite, che si rende insidiosa con la colossale opportunità capitata tra i piedi di Antonini, ben imbeccato da De Leonibus, che non aggancia in maniera ottimale e perde l'attimo propizio per castigare Forlani. Scampato il pericolo, i padroni di casa riaprono i giochi con piglio decisamente autoritario, e a testimonianza di tale affermazione c'è la rete che, dopo due giri di lancette dal riavvio delle ostilità, permette alla truppa casalese di rompere l'indugio e portarsi a condurre. La rete è siglata da Rispoli, che infila Mariotti approfittando di una intelligente apertura di Cesario per via aerea, che mette il suo compagno di squadra nelle condizioni ideali per effettuare un tiro in porta dalla parabola inconsueta ma decisiva per sorprendere l'estremo biancazzurro. Il Casal Bordino insiste in avanti a caccia del bis della tranquillità, che arriva grazie a Cesario. Il bomber casalese precede il bis della sua squadra centrando la traversa su palla inattiva. La rete arriva al nono di rapina con un tocco ravvicinato sul primo palo, che sfrutta l'assist di Stango e che mette fuori causa la retroguardia aprutina. Il Passo Cordone non trova spazi per abbozzare una reazione e il Casal Bordino dà l'impressione di gestire il doppio vantaggio senza eccessivi patemi, e anzi continuando a premere sull'acceleratore per rimpinguare il risultato e archiviare la pratica prima del novantesimo. Al sedicesimo Cesario vince il duello con i difensori avversari e offre un assist invitante per l'appostato Rispoli, il quale viene spostato da Cuozzo, che gli impedisce la conclusione ravvicinata. Il gioco prosegue con i tentativi di Stango e Cesario, che creano scompiglio in area piccola ma a conti fatti non sortiscono gli effetti sperati. Simpatico siparietto al ventiduesimo con una inaspettata invasione di campo a quattro zampe, con Triglione che restituisce il cagnolino al suo legittimo proprietario. La storia della contesa si chiude di fatto al 27esimo, quando arriva la terza rete giallorossa, firmata stavolta da Luciano Gallier, che festeggia anche la fascia da capitano. La rete è da condividere con Stango, protagonista di un devastante affondo sulla destra e di un conseguente invito dal fondo per il suo compagno di squadra, che da due passi deve solo spingere la sfera in fondo al sacco. Il Casal Bordino, senza più assilli, continua a divertire il proprio pubblico con altre opportunità che cercano di gonfiare ulteriormente il già rotondo risultato. Prima della mezz'ora Cesario scatta in velocità su un lungo rilancio dalle retrovie e si invola indisturbato verso la porta di Mariotti, che riesce a mantenere la necessaria lucidità per impedire un nuovo tracollo, aiutato in questo caso anche dalla conclusione poco incisiva dello stesso Cesario, che poi sulla ribattuta tenta una giocata di fino che gli fa spedire la sfera sul fondo. Prima di tirare i remi in barca, i padroni di casa sfiorano il poker in altre due occasioni. Al 34esimo Mariotti argina l'irruzione in area di Rispoli e sul prosieguo dell'azione abbranca in scioltezza la successiva conclusione dal limite di Luciano Gallier. Al 39esimo l'estremo biancazzurro salva la porta opponendosi allo sgusciante Verri e sulla ribattuta Rossi divora il tapin decisivo. Il Passo Cordone si ripropone in pieno recupero, ma è solo l'occasione per vedere all'opera il seminoperoso Forlani, che giustifica la sua presenza tra i pali negando agli ospiti la rete della bandiera. Per il Casal Bordino tre punti importanti per tornare a ridosso dei piani alti, con la possibilità di avvicinarsi ulteriormente, Raiano permettendo, visto che mercoledì si gioca il recupero con la truppa peligna di mister Antinucci. Presidente De Camillis, tre punti importanti dopo la sconfitta del turno infrasettimanale, in attesa anche del recupero col Raiano, che vi potrebbe proiettare nelle zone alte.
Infatti, oggi è stata una bellissima partita, abbiamo attaccato di continuo, è stata la mia prima volta in panchina, devo essere sincera, ed è stato molto emozionante. Speriamo che mercoledì vada anche bene, speriamo che il tempo, visto le condizioni del campo, che non permettono di giocare col brutto tempo, che dire, speriamo sempre così e forza Casalbordino. Secondo lei questo avvio stagionale del Casalbordino è da ritenere soddisfacente, quindi in linea con le previsioni della vigilia? Beh, certo, abbiamo visto insomma che riusciamo comunque ad essere competitivi, abbiamo una buona preparazione, il mister Cesario, che dire, riesce a tenere tutti a bada e comunque riesce a formare su una squadra che va alla grande, non soffrono più di tanto e oggi l'hanno dimostrato veramente bene, complimenti davvero. Difensore Triglione, 3 punti importanti dopo la sconfitta del turno infrasettimanale, in attesa anche del recupero con Raiano che vi potrebbe proiettare nelle zone alte della classifica. Sì, un respiro importante per questa squadra, perché nell'ultima settimana stiamo affrontando partite ogni 3 giorni, quindi siamo un po' anche stanchi. Abbiamo fatto una buona partita contro un buon avversario, secondo me messo bene in campo, e sono venuti 3 gol, tante azioni da gol, una bella partita, siamo felici. Adesso testa subito a mercoledì per il recupero e cercheremo di dare il meglio anche fra 3 giorni. Secondo lei state rispettando, diciamo, le previsioni della vigilia? Beh, se tutto va bene siamo fortunatamente a un punto dalla vetta, se non sono cambiate le cose, quindi penso che stiamo ampiamente rispettando le aspettative che ci ha chiesto la società. Su questo cercheremo ancora di migliorarci, di fare ancora meglio per rendere tutti felici e contenti. Mister Castellano, il risultato finale rispecchia quello che le due squadre hanno espresso sul campo? Sì, alla fine della partita sì, anche se potevamo fare qualcosina in più lì davanti e niente, però è stata una partita un po' giocata male da parte nostra. Il primo tempo abbiamo cercato di fare qualcosa, poi ci siamo fermati sul primo gol e dobbiamo crescere e migliorare sotto questo punto di vista. Quali sono gli obiettivi stagionali del Passo Cordone, una squadra che ha sempre lottato per i piani alti della classifica? Quest'anno è partito un progetto per ricostruire un gruppo che sarà vincente nei prossimi anni e speriamo, il primo obiettivo è la salvezza, speriamo di raggiungere il più presto possibile, di cercare di far giocare, di far crescere soprattutto i ragazzi, che ne sono parecchi. Il Casalbordino secondo lei può ambire alla griglia playoff? Beh, al completo mi sembra una squadra forte, penso che sia stata creata per vincere il campionato, da come ho parlato col presidente. E ha dei giocatori importanti soprattutto lì davanti, quindi io penso che abbia tutte le carte in regola per stare lì sopra. E poi si sa, il campionato di promozione è difficile da un lato, perché bisogna tenere sempre per un anno intero sempre la testa sul campo, però mi sembra una squadra adatta a stare ai piani alti della classifica.